Alessandro Di Pietro. Buongiorno, eccomi qua. Oggi puntata da leccarsi i baffi. Vi porterò in Toscana e andremo a gustare insieme un grande insaccato, fortissimo, tipico di questo territorio. E come tutte le cose buone, è formato da pochissimi ingredienti: carne di suino, semi di finocchio, pepe e sale. Avete capito che parliamo della grande, gustosissima finocchiona. E allora, per introdurre l'argomento, seguite questo servizio che abbiamo realizzato. Se dici Toscana, dici finocchiona. La finocchiona è senza dubbio considerata la regina dei salumi toscani. Le sue origini sembrerebbero risalire al Medioevo, quando i norcini, per sopperire all'uso del più raro e costoso pepe, pensarono di aggiungere all'impasto i semi di finocchio. Nasceva così la finocchiona, che nel corso dei secoli successivi fu ancor più apprezzata e amata, diventando la regina delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della Toscana. Si racconta che nel 400 anche Niccolò Machiavelli fosse un grande estimatore di questo salume, tanto da non farlo mai mancare durante i pasti. Oggi il consorzio Finocchiona IGP si occupa di tutelare e promuovere questa straordinaria eccellenza territoriale. Bene, e allora vi presento i nostri ospiti. Oggi abbiamo il vicepresidente del consorzio della Finocchiona IGP, la gentile signora Antonella Gerini. Benvenuta. Grazie. E come tutti i giorni ci accompagna la nostra nutrizionista, la dottoressa Claudia Leggeri. Buongiorno. Bentornata. Grazie. Dottoressa Gerini, ma quando è nato il consorzio? Cosa fa il consorzio e quali aziende afferiscono? Allora, il consorzio è nato nel 2015, al termine delle procedure, diciamo, di riconoscimento della Finocchiona IGP, e contemporaneamente è nato il consorzio, nascendo dal comitato, diciamo, promotore che per anni ha seguito questo iter. E attualmente al consorzio sono associate oltre 40 aziende, tutte toscane, anche perché la produzione della Finocchiona IGP può essere fatta soltanto in Toscana. Bene. Dove avete sede? A Firenze, immagino. Firenze, sì. Immaginavo. Senta, mi ripete, quante dovuto. Sono le aziende che afferiscono? Oltre 40. Oltre 40. Oltre 40, sì. Allora, vuole spiegare al nostro pubblico come nasce questo matrimonio? Come, a chi è venuto in mente di abbinare il seme di finocchio, il fiore di finocchio, a un salume? Allora, ha origini molto antiche, come tutto in Toscana. Sì, sì, certo. Quindi ha origini medioevali. È difficile individuare la persona, diciamo. Sì, no, non è individuata né la persona né l'anno esatto, però se ne trovano tracce nei racconti, nella bibliografia, sì, sì, sì. In tante cose. Origini medioevali. E nasce da un'esigenza. In quell'epoca lì il pepe era molto raro e anche molto costoso. Quindi i nostri norcini, i nostri contadini cercavano di far con quello che c'era e un'alternativa. E quindi non si sa chi, come ha detto giustamente lei, venne in mente di usare sia il fiore che il seme del finocchio per insaporire questo insaccato. E il matrimonio è riuscito. E il matrimonio è riuscito, dura fino ancora oggi. Senta, nel vostro tradizionale nonché acceso campanilismo toscano fra una provincia e l'altra, di quale, la Finocchiona è toscana o è di qualche provincia? Allora, o è particolarmente di qualche provincia? Diciamo che se ne litigano le origini nelle varie zone. Certo. Come ha detto lei, siamo abbastanza campanilisti. Io sono della provincia di Firenze, quindi dico Firenze. Però se lo chiede a un senese probabilmente gli darà una risposta. Ma non c'è diversa. Dubbio, ne sono sicuro. Però è quasi certo. Allora, dottoressa Leggeri, al di là del campanilismo, no? Sì. La Finocchiona, che come possiamo
che salume è dal suo punto di vista? Beh, è un prodotto IGP, quindi è un prodotto di assoluta qualità. Le carni ovviamente hanno una qualità superiore, appunto perché l'allevamento e la produzione della finocchiona deve seguire determinate regole dettate dal disciplinare. È un prodotto ricchissimo di proteine nobili, ricco di minerali, di vitamine, ahimè ricco di sale e di sodio che viene aggiunto nelle fasi preparative. Però se consumato con moderazione, magari una volta a settimana in quantità moderate, può rientrare assolutamente all'interno di quella che è un'alimentazione equilibrata. Noi a Roma, massimo del gusto è la pizza con la mortadella. Esatto. In Toscana è il pane sciapo, o meglio sciocco, come lo chiamano? Sì. Pane sciocco e finocchiona. Esatto. Quindi va bene l'abbinamento? Sì, l'abbinamento va benissimo. E come grassi, come siamo messi? Come grassi abbiamo un buon quantitativo di grassi, diciamo che nel corso degli anni si è venuto un po' incontro a quelle che sono le esigenze del consumatore. Abbiamo visto una diminuzione di quelli che sono i grassi saturi e il colesterolo, a favore invece degli acidi grassi monoinsaturi. L'abbinamento con il pane sciocco, quindi con il pane sciapo, è ottimo, perché questo è un prodotto ricco di almeno sale. Almeno lì il sale non esatto, c'è. Esatto, non c'è il sale, si va a compensare. Allora, andiamo in un tipico mercato rionale, romano, anzi romanissimo, per vedere che successo ha la finocchiona toscana. Amanda, ci sei? Alessandro, eccoci qui. Stavo chiacchierando con Rudy sulla sì? finocchiona e mi diceva che è un prodotto molto richiesto. È vero, Rudy? Sì, la finocchiona diciamo che è uno dei prodotti più importanti della Toscana, parliamo di macinato, di finocchio, quindi è uno dei prodotti più buoni che possiamo trovare in Toscana, e poi è profumato, è morbido. E i tuoi clienti ne sono pazzi, mi dicevi? Sì, assolutamente sì, è uno dei prodotti che vendiamo quasi più di tutti sui talloni. E quanto viene all'incirca? Almeno 25 euro al chilo. Più o meno della mortadella viene venduta la finocchiona? Più o meno della mortadella, chiede Alessandro, viene venduta la finocchiona? Beh, dipende da che tipo di mortadella, però potrebbe anche costare di più. Ed è più richiesta la finocchiona o la mortadella, secondo la tua clientela? Beh, per come la vedo io, la mortadella è la regina dei banchi della finocchiona. Appunto l'ho chiesto, certo. Bene. Aveva fatto appunto una richiesta proprio Alessandro, questa domanda specifica. È stata confermata. Amanda, quanto costa a letto la finocchiona in quel mercato? Quanto costa a letto la finocchiona? Beh, quindi se 25 euro al chilo, sei 2,50 euro a letto. Certo. 2,50 euro a letto. Bene, grazie Amanda, ci sentiamo dopo. Grazie a voi. Arrivederci. Allora, perché nasce il marchio IGP? Nasce il marchio IGP perché è un prodotto tipicamente territoriale. Esatto. Ed è per questo che io le chiedevo prima in quale provincia. È territoriale toscano, senso lato. Toscano, sì. Tutta la Toscana. E qual è, queste aziende che afferiscono al consorzio, dove sono più o meno localizzate sul territorio toscano? Verso il nord, Pisa, Livorno, Firenze. Allora, un po' in tutto. O Siena, Grosseto. Firenze, Siena ne ha diverse, Arezzo, sì. Lucca, Pistoia, no. È abbastanza ben distribuita. Sì. È proprio un prodotto che è in tutta la regione. Per cui. Che tipo di maiale? C'è un tipo di maiale particolare? Allora, noi avendo un disciplinare di produzione, attingiamo chiaramente alle regole che ci sono per le DOP e le IGP in Italia, e quasi tutto, che sia prosciutto toscano, che sia Parma, finocchiona, attingiamo al disciplinare del suino pesante italiano. Dire qualcosa sulla linea di produzione? Quando lo insaccate, quando è il momento migliore, i tempi di
di essiccazione? Allora, diciamo, un tempo quando si seguiva l'andamento delle stagioni, il maiale veniva lavorato tradizionalmente fra novembre, Santa Lucia. Esatto, anche perché nel periodo freddo era più facile fare tutte quelle operazioni di taglio della carne o un altro, laddove non aiutavano i frigoriferi che invece ci sono oggi. Oggi non c'è più stagione, anche perché tutti gli ambienti sono perfettamente climatizzati, i trasporti sono a posto. Seguiteremo a parlarne, perché adesso c'è un attimo di pubblicità.